Gentili telespettatori, buona giornata. L'ex premier dell'Australia dà un consiglio a Meloni. Devi fare un blocco navale. Dice, usi la marina per i respingimenti. Come la mia Australia. Beh, l'Australia, mi ricordo che in passato si erano visti parecchi video dove loro proprio non è che fanno un blocco navale alla partenza, proprio respingono qualunque imbarcazione, a loro non interessa, a loro dice adesso gira e vattene via, proprio loro non hanno nessuna intenzione di vedere se sono rifugiati, accoglienza, no, loro proprio non fanno il blocco navale, ma fanno direttamente il respingimento. E poi dice che secondo lui intanto l'Europa non serve a niente. Dice, sono scettico sull'efficacia dell'Unione Europea. E su quello lo sappiamo tutti. E poi dice, dare soldi ai paesi del Nord Africa è inutile. Secondo lui, per fermare le partenze, dare i soldi a quei paesi non serve. Io direi che dipende da come glieli dai. Se li dai tra Stato e Stato, non succede niente. Se li dai tra Stato e persone chiavi che si mettono in tasca i soldi, allora può funzionare. Se tu paghi le persone giuste, dicendogli io i soldi li do a te, però tu mi fermi le partenze, quella potrebbe essere una leva molto importante, se non l'unica. Che la Meloni utilizzi la marina militare per respingere i barconi, verrebbe fuori il finimondo in Europa. Ma loro in Australia l'hanno fatto. Lui è Tony Abbott, è una delle figure più conosciute nel mondo conservatore anglofono. Già leader del partito di centrodestra australiano Liberal Party. È stato primo ministro dell'Australia dal 2013 al 2015. La sua notorietà è dovuta a un'operazione speciale, un'iniziativa messa in campo per fermare l'immigrazione irregolare. È diventata famosa grazie allo slogan No Way. Vista l'attualità della tematica migratoria, lui propone alcune idee a Giorgia Meloni e al governo italiano su come fermare i flussi migratori illegali. Ecco, viene intervistato in una conferenza organizzata a Londra e in questa intervista gli si chiede se ha da dare qualche consiglio all'Italia e lui dice che bisogna raccontare prima un po' di storia. Alla fine degli anni 90 iniziarono ad arrivare in Australia dall'Indonesia piccole imbarcazioni con migranti che volevano entrare illegalmente nella nostra nazione. Il governo adottò alcune misure per fermare l'immigrazione irregolare. La prima consisteva nel trasferire i migranti che arrivavano in Australia e a Christmas Island o a Nauru, dove furono allestiti i centri di accoglienza. La seconda nell'introdurre un permesso di protezione internazionale. La terza nel rimpatriare i migranti entrati illegalmente. Questa era la politica australiana in materia di immigrazione fino al 2001. Quando ci fu una controversia su una nave con oltre 400 migranti, nota come Tampa Affair. Nel 2007 Kevin Rudd, candidato del centro-sinistra, vince le elezioni dicendo che avrebbe mantenuto intatte le politiche sull'immigrazione. In realtà modifica le regole, chiude gli hotspot e riprendono gli sbarchi in modo massiccio. Più di 800 navi in 5 anni, durante il suo governo. Un'estate, nel solo mese di luglio entrarono irregolarmente 5.000 persone. Noi 5.000 persone entrano in 3 giorni, altro che in un mese. Lui nel 2013 diventa primo ministro e reintroduce le misure precedenti, che erano state abolite dalla sinistra. Bene, ha nominato un generale a capo dell'operazione, una persona al comando che coordina navi, aerei, polizia di frontiera. In secondo luogo, il nostro governo, dice, fornisce ai media le notizie dei respingimenti
realizzando un'attività comunicativa di deterrenza anche all'estero. Quindi dicono all'estero: guarda che tanto noi vi respingiamo, non c'è modo di entrare sul paese. In terzo luogo, dice, la nostra marina viene impegnata per rimandare indietro le imbarcazioni con i trafficanti. Dice poi: noi abbiamo provato a lungo a parlare con i paesi di partenza, senza ottenere risultati, e potrebbe avvenire lo stesso con i paesi del Nord Africa. Spesso il problema di questi paesi è la corruzione e la collusione tra politiche e trafficanti. Il rischio è che se gli diamo soldi ne chiederanno sempre di più senza risolvere il problema. Quello dei soldi, ve lo dico sempre nei video. Tu devi andare nel Nord Africa e dare i soldi alle persone giuste, quelle che possono fermare gli sbarchi. Però soldi a loro, non al governo, a loro che sono corrotti, chiaramente. E lui dice, il giornalista chiede, però dei respingimenti possono provocare degli incidenti. E lui risponde, no, questi incidenti avvengono per colpa dei trafficanti. È importante dirlo e sottolinearlo. L'unico modo per fermare i decessi in mare è fermare i trafficanti, e l'utilizzo della marina serve a questo. E poi aggiunge che la sovranità nazionale è una priorità ed è evidente che l'immigrazione sia un tema legato alla sovranità. Sono scettico sull'efficacia dell'Unione Europea in materia di immigrazione. Ebbene, quello che dice è una fotografia della realtà di oggi, né più né meno una fotografia di quello che succede. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, massimo un'oretta. Poi ricordatevi che questi video vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove poi trovate questi video da poter condividere con chi volete. Grazie a tutti, il Tele Italia va verso i 270 milioni di visualizzazioni, 256.000 iscritti quasi, 246.000, e poi anche su Tele Italia Seconda Rete quasi 10 milioni di visualizzazioni. Pertanto grazie nuovamente e arrivederci, a presto.